Parliamo ora di aggressioni ai medici e al personale sanitario. A Verona è stato firmato un protocollo d'intesa tra le due ASL e la prefettura. Prevede maggiore presenza delle forze dell'ordine, sistemi di videosorveglianza e formazione per far lavorare in sicurezza gli operatori. Elena Chemello. L'indicazione arriva dal Ministero della Salute e le cronache di questi giorni ne confermano l'urgenza. Non solo minacce verbali, gesti di maleducazione, ma peggio aggressioni, percosse. Obiettivo i medici, il personale sanitario, passato in poco tempo in Italia da eroi contro il Covid a vittime di chiunque pretenda qualcosa. Per tutelare queste figure, a Verona è stato firmato un protocollo in prefettura. È un'intesa che prevede una serie di impegni da parte del Servizio Sanitario Nazionale, quindi dell'azienda ospedaliera e dell'azienda ULS, che si impegna a rafforzare i sistemi di difesa passiva e le misure di sicurezza all'interno delle strutture ospedaliere e non solo, anche all'interno di tutti i presidi territoriali. Pronto soccorso, ma anche guardie mediche e presidi sul territorio sono i punti più esposti. Difficile quantificare il fenomeno, ma episodi ce ne sono e spesso non vengono denunciati. Io chiedo sempre ai miei comunque di agire sempre con querela, perché le persone all'interno delle unità operative poi hanno paura di rivalse, ma chi è querelato, già il fatto che deve tirare fuori i soldi poi per gli avvocati, magari prima di fare certe azioni ci pensa due volte. Gli ospedali principali non sono sguarniti, ma l'accordo vuole far sì che tutti gli operatori si sentano tutelati e protetti. Adesso abbiamo strutturato il tutto sia in fase di controllo ma anche in fase di prevenzione, attivando dei canali di collaborazione anche per esempio per la formazione dei nostri dipendenti.